Allora, ben ritrovati, continuo ancora la lezione con Francesco Ceci, che è il sociologo funzionario di Urban Center. Abbiamo qui il piacere anche dell'assessore Francesco Cosa della pianificazione urbanistica di Taranto, che vogliamo invitare a dire qualcosa rispetto anche a questo corso, perché quando io mi sono presentata da Francesco per presentare quest'idea progettuale e dire che questo corso si faceva qui a Paolo VI, devo dire che ho avuto l'approvazione e soprattutto lui ha anche detto che sarebbe anche venuto a trovarci e pensare, lui quello che mi diceva, pensare alle case bianche, ad una nuova riqualificazione di questo quartiere è una cosa importante, perché sicuramente porta delle cose positive anche alle persone che vivono ormai in tanti in questo quartiere. Però io voglio lasciare la parola a te, Francesco, e ci dici un po' quello anche che sta accadendo in questo momento a Taranto. Sì, grazie. Il piacere invece è il mio perché quando circa 3 settimane fa Maria mi è venuta a trovare in assessorato, subito ho accolto con favore l'idea di questo laboratorio dal basso, di cui io penso che noi in primis abbiamo bisogno, ma poi abbiamo bisogno soprattutto per trasmettere a chi vive i quartieri. Io già venendo stasera qui ho visto dei volti di amici che puntualmente, diciamo, ritrovo in queste circostanze perché davvero ci credono e devo dire che insieme a loro tanti risultati già si stanno conseguendo nell'ambito cittadino. E poi voglio dire anche di aver conosciuto una persona molto motivata che è alla mia destra, quindi il professor Ceci, e devo dire che da subito, appena me l'ha presentato Maria, c'è stata un'empatia, nel senso che pur essendo di Napoli, pur essendo, diciamo, un noto professore architetto che comunque, diciamo, già nel comune di Napoli ha un'attività abbastanza, diciamo, collaudata, e sembrava quasi appassionato, no, dal conoscere la nostra città. E poi vedendo già i primi schizzi, vi posso garantire che forse a termine di questa serata di studi se ne andrà da Taranto sapendo delle cose superiori a quanti tanti cittadini di Taranto non sanno, perché proprio abbiamo cercato di fare proprio il punto della situazione, prima su tutta la città di Taranto, ovviamente in maniera, diciamo, veloce. veloce, ma fosse stato per altri impegni, diciamo, si poteva continuare tranquillamente. E devo dire di aver trovato, diciamo, proprio una passione nell'apprendere quante più nozioni sullo sviluppo urbanistico, sullo sviluppo della nostra città, per arrivare poi diciamo, al tema centrale che era quello di questa sera, di questo laboratorio, appunto al quartiere Paolo VI. E anche in questo caso, diciamo, ha proprio aperto, ha diviso per comparti l'intero quartiere, no? Per capire un po' la storia, partendo appunto dai primi insediamenti, quelli post-Ilva, e per arrivare poi al cuore delle case bianche. Per fortuna in questo caso, diciamo, noi come amministrazione comunale abbiamo parecchio materiale di confronto su appunto la progettazione urbanistica, e infatti siamo stati, diciamo, vincitori di un concorso, il famoso PIRP, che sarebbe un piano di riqualificazione delle periferie, e vi devo dare la bella notizia che proprio ieri, ieri 11 lunedì, è stato sottoscritto il contratto, diciamo, a seguito di una gara ad evidenza pubblica, proprio per intervenire nel cuore del quartiere, alle case bianche, dove verrà, diciamo, verrà il quartiere attrezzato a verde, parecchi spazi saranno dedicati al verde, poi saranno aggiustati diversi marciapiedi, pubblica illuminazione, quindi andrà a intervenire proprio nella riqualificazione. Questo programma, il PIRP di Paolo VI, viene appunto da una urbanistica partecipata tra pubblico e privato. Il privato in questo caso dovrà costruire dell'edilizia, diciamo, privata, cedendo al comune dell'housing sociale, quindi delle case che poi andranno, diciamo, a disposizione dei cittadini che non hanno possibilità.
e ovviamente in cambio la Regione Puglia ha permesso appunto e ha finanziato con circa 1,6 milioni diciamo queste opere che noi abbiamo voluto appunto destinare proprio nel cuore delle case bianche. E ovviamente l'impegno maggiore è quello appunto di andare proprio nelle case bianche a coinvolgere. Io so, ad esempio, Don Francesco che ci ospita in questa struttura è uno dei tanti, no, che quotidianamente mettono il loro impegno proprio a disposizione dei cittadini. E poi da questo laboratorio ovviamente ci sarà in seguito tutta una serie di obiettivi che sono collaterali, come progetti per il recupero all'evasione scolastica. Quindi diciamo oggi l'urbanistica non è più vista come, no, la mera progettazione architettonica dei quartieri, ma proprio come un vero aiutare e partecipare insieme, diciamo, ai cittadini attraverso questi laboratori dal basso e quindi ottenere importanti risultati. Altri esempi anche nella città di Taranto ne sono avvenuti, anche se sono durati un bel po' di anni, perché poi i procedimenti sono abbastanza lunghi. Ad esempio volevo ricordare, qualcuno lo conosce, il contratto di quartiere alla Salinella, che in un arco temporale di 15 anni praticamente abbiamo raggiunto dei risultati che non ci aspettavamo. Siamo riusciti ad esempio a demolire le case saracinesca, programmi di demolizione che non avvenivano in Italia forse dagli ultimi 30 anni. Invece in questo caso diciamo siamo riusciti proprio attraverso questi laboratori, lì c'era il laboratorio di quartiere che poi è stato chiuso, cioè a far capire la gente l'importanza, no, di partecipare alle scelte soprattutto, perché quando riesci a far diciamo a rendere il cittadino protagonista dei luoghi che vive, diciamo, i risultati sono assicurati. Un altro esempio che vorrò rilanciare è anche alle case parcheggio ai Tamburi, che è un altro quartiere, non so se ha avuto la fortuna di visitare, perché è molto importante ed emblematico della città di Taranto, si trova appunto al quartiere Tamburi, e anche lì partecipando a un altro bando, il Piano Nazionale delle Città, siamo riusciti come amministrazione comunale ad avere un finanziamento di 24 milioni di euro. E anche lì faremo edilizia di sostituzione, ovviamente a step, e l'obiettivo che si fissa l'amministrazione comunale è quella, diciamo, oltre a dare un abitare dignitoso ai cittadini attuali delle case parcheggio, ma soprattutto arrivare alla demolizione. Infatti questo finanziamento è per edilizia di sostituzione. Ovviamente per arrivare al raggiungimento dell'obiettivo, come in questo caso, bisogna fare partecipazione dal basso, quindi sto proprio nel cuore del quartiere, stiamo prevedendo di fare questo laboratorio e metteremo ovviamente finanziato anche il laboratorio urbano dal Ministero delle Infrastrutture, e ovviamente metteremo delle figure professionali che fanno questo tipo di esperienza, quindi sicuramente questa esperienza vi potrà tornare utile anche successivamente. E ovviamente vorremmo mettere anche nel laboratorio urbano i cittadini che poi saranno gli abitanti di quei luoghi. Io non vi voglio sottrarre altro tempo e rimarrò con voi un altro po', voglio ascoltare il professore, quello tutti quanti noi, che ha prodotto. Vi ringrazio nuovamente. Allora, io si può rianimare? Non vedo niente. Come si rianima il cristiano qui? La respirazione bocca a bocca, no, il computer che non manca. Nemmeno qua produce un'immagine. No, sta acceso. Di chi è il computer? Così magari mi dice se lo rianimo un attimo. Oh, perfetto. Si sta rianimando. Si deve aprirlo. Ok. Allora, mentre si rianima, mi viene solo da dire, insomma, prima mettiamola così. Sono le 5:20. Come sospettavo, l'idea di poi organizzarsi per gruppi eccetera eccetera troppo macchinosa, tutto sommato il numero consente di proseguire questa discussione fino al termine, diciamo 6:30, 7:15 grosso modo,
continuando in questa struttura, insomma, perché un po' il ghiaccio un minimo si è sciolto prima e magari adesso cerchiamo di farlo sciogliere di più e proseguiamo, nel senso io mi offro come quelli che in una discussione rompono il ghiaccio, quindi insomma, faccio un po' il kamikaze, quindi anche se sono stato superficialmente necessariamente, prendete quello che io vi propongo come le cose che ho segnato su mappa, le fotografie che ho fatto andando in giro con Suor Luigina dopo e a piedi e Don Francesco invece in auto, eccetera, come delle provocazioni, insomma, il forestiero come quello che ti è utile non perché con il suo punto di vista è migliore del tuo, ma perché ti aiuta a ragionare. Mi viene da dire, ma me la segno così sul blocchetto, a proposito della discussione di prima, che in fondo, se volete, era puramente, era strumentale anche a rompere il ghiaccio, quello sulle questioni generali di Taranto, eccetera, che prima della fine dirò una cosa che penso, perché c'è un tema che è uscito fuori, che è quello dell'identità, essere tarantino, oppure, insomma, che sono questioni che escono sempre fuori quando una città, può essere Taranto, può essere Napoli, eccetera, eccetera, si ritorna a ragionare sulla propria identità, addebitando ad essa tutti i guai passati, presenti e futuri e così. Detto questo, dopo queste carte generali, abbiamo visto, purtroppo, le cose si possono fare meglio quando uno ha più tempo. Io mi sono accorto dalle prime carte che avevo fatto che lo sono scaricato l'ortofoto della Regione Puglia. Dico queste cose pratiche perché poi se uno si vuol mettere, fare un laboratorio di quartiere, eccetera, avrà gli stessi problemi, insomma. C'è un ottimo sistema cartografico della Regione Puglia, lo dicevo prima. Ora però il problema è che ovviamente, come tutte le cose a grande scala, quando poi scendi di scala e arrivi, per capirci, in linguaggio tecnico, io sono sociologo, non sono architetto, però diciamo a linguaggio tecnico, se tu vuoi ragionare su un quartiere devi stare a una scala che è 1 a 2000, grosso modo, cioè ogni oggetto c'è un rapporto di 1 a 2000, altrimenti non vedi niente, non vedi le strade, non vedi i singoli lotti, eccetera. Quindi se tu parti da una carta che invece è concepita, anche un ortofoto, 1 a 25.000, 1 a 50.000, volte a 2000, ci vedi poco. Per cui in questo caso, che cosa, per questa operazione di riduzione, che è la più forte, cosa ho fatto? Abbiamo tolto il colore, l'abbiamo messo in scala di grigi, perché anche se si allontana di più dalla realtà con la scala di grigi, però vedi meglio, distingui meglio i luoghi. Se fossimo rimasti col colore sarebbe stato tutto impastrisciato come stava prima. Come al solito, sempre lo stesso procedimento. Comincio a definirmi una mappa cercando di costruire i riferimenti, in questo caso è Rione Casebianche, alla grande scala. E cioè, che cosa fa in qualche modo se definisce un confine? Noi conosciamo i confini amministrativi, i confini, questa è una UMI di un piano di zona, no, un'unità minima di intervento, c'è un certo numero, però ci sono poi i confini naturali, quella dell'esperienza di ciascuno di noi, e normalmente questi sono confini molto più fisici, e che in questo caso sono, mi sembrava di identificare, correggetemi se sbaglio, ovviamente, la strada che da questo punto in poi fa da barriera, perché si comporta, cioè strutturata come una superstrada, non è più una strada rasoterra, non la puoi attraversare, ma è uscita oramai da Tamburi la strada per Martina Franca, quindi diventa una barriera in qualche modo, che la confina da questo lato. E l'altra è la strada che invece porta in direzione, altra superstrada in direzione di Punta Penna. Questi sono, mi sembravano, i due primi riferimenti. E poi, scendendo un poco più nel dettaglio, le grandi arterie che in qualche modo disegnano il luogo, stabiliscono anche queste dei limiti. In genere in questo tipo di quartieri la viabilità è sempre, tranne in alcuni casi, è sempre sinceramente sproporzionata in rapporto a quello che ci sta, addosso, è un edificato molto rado, eccetera. Lo stesso problema si ebbe quando affrontammo il tema, l'ufficio urbanistico, i miei colleghi
progettisti urbani, il problema di Scampia, che il primo problema che era la Scampia, che solo attraversare la strada, attraversare via Bakù, eccetera, era come dire un'impresa, perché c'erano sezioni stradali troppo grandi e per di più non organizzate. Una strada può essere grande, ma la sezione stradale può essere organizzata in modo tale da consentirti di essere attraversata con tranquillità. In questo caso un limite, diciamo così, i grandi riferimenti mi sembravano nella parte superiore Viale Cannata, poi questa qui che non mi ricordo più, via 4 Novembre, ad andare verso giù, via 2 Giugno, come altri elementi che in qualche modo fanno confine rispetto alle... In questo perimetro incluso in realtà un pezzo di territorio che è sostanzialmente, come dire, è un buco nero, cioè tutta la zona che me l'hanno definita, poi lo vedremo meglio anche dalle fotografie, come la zona della discarica. Io non capivo il senso della cosa, poi mi hanno spiegato che era un luogo dove, un vuoto urbano dove alcune ditte di costruzioni eccetera venivano a portare a deposito risultati da demolizioni, e questo, come dire, sempre nel teorema che diciamo nella prima parte della discussione del vetro rotto, cioè dalla macchina col vetro rotto, tu abbandoni la macchina col vetro rotto in una parcheggiata in una strada di periferia, dopo una settimana continuano col vederla lì abbandonata, allora uno passa uno e rompe l'altro vetro, passa l'altro e rompe l'altro vetro e così via. E quindi si era riempita, era diventata questo, un luogo dove chi aveva demolito una cosa ci andava a depositare. Ci furono delle proteste, delle proteste contro questo stato di cose, e questa pratica perlomeno sembra cessata, però come vedrete dalle fotografie qualche cosa di questa pratica è rimasta. Le altre cose, sempre nel definire la viabilità, quelle cose che riferivo, di cui già nella prima parte della discussione, questa informazione che mi dava appunto Don Francesco sul fatto che anche come dire, a partire dai nomi delle cose, dai nomi delle strade, eccetera, il fatto che c'è, per esempio, tutto ciò che è via 25 Aprile, in realtà è un percorso. Se uno dice io abito a via 25 Aprile, in realtà è un percorso che comincia da qui, scende, gira qua, poi passa qui dentro e così via. In realtà è una zona intera che è via 25 Aprile. Allora dire io abito a via 25 Aprile 173 non è una cosa che ti ha identificato esattamente il luogo dove abiti. Sembrano sciocchezze, ma mi ricordo che quando, come dire, noi stavamo nella fase terminale, parlo sempre dell'esperienza di lavoro fatta con, tra l'altro lo dico insomma, lavora adesso qui in Puglia, era Roberto Gianni, che adesso è direttore dell'urbanistica della Regione Puglia, che all'epoca era direttore del nostro ufficio che ha fatto la ricostruzione post terremoto a Napoli, eccetera. Una delle piccole cose che si facevano era quella di incontrarsi con gli abitanti e dire che nomi ci mettiamo alle strade. Per concordare i nomi dei luoghi. Sembra una sciocchezza, ma è un primo elemento di appropriazione, e sapere che il nome in qualche modo è stato condiviso, perlomeno il nome di una strada, non come è fatta la strada, ma perlomeno come si chiama, sì, così io posso dire abito nel tale posto e il nome in qualche modo mi è parente, non dica assai. Andiamo avanti. Questo, diciamo così, è il sistema dei collegamenti a grande scala del quartiere, del rione interno ed esterno. Nella seconda comincio a consegnare, ho detto luoghi e problemi, però insomma sono problemi e sono anche risorse, non sto dicendo adesso problemi in senso necessariamente negativo, ma in senso... Però lo vedo come al solito meglio qua sopra, perché la qualità e la proiezione... l'immagine poi appare lì, appare sfocata, non si vede quello che forse si vede meglio nella carta, quindi vi dovete fidare necessariamente. Ora, ho segnato una serie di cose che mi hanno, come dire, indicato come punti di riferimento. Innanzitutto distinguere le strutture,
purtroppo non, meglio di così non va. È colpa mia, perché l'immagine doveva essere più, nitida, oppure bisognava scendere di scala. Ma insomma, lo indico sulla carta. Questa zona delle... Facciamo una cosa, io adesso elenco semplicemente, poi vediamo le fotografie, che da lì forse probabilmente l'immagine proiettata è più semplice. Come dire, gli edifici organizzati bene o male a corte del corpo del rione, sostanzialmente le strutture insediative sono queste, 1, 2, 3, 4 blocchi di edifici organizzati a corte, e poi questa cianfa di cavallo, chiamiamola così, delle case basse, diciamo, con alloggi duplex. Sono tutte case di edilizia residenziale pubblica, correggetemi se sbaglio, non vi sono pezzi di edilizia privata né di cooperative qui dentro, è tutta edilizia sovvenzionata. Ho segnato in qualche modo i luoghi che sono di vita pubblica, quel minimo di servizio pubblico che c'è. Questa specie di piccola galleria commerciale che sta di fronte la parrocchia, quell'edificio altrimenti chiamato polifunzionale, non so se c'è un nome di centro commerciale, appunto, di gergo. Poi affiancate l'una all'altra l'asilo nido e la scuola elementare. Ho segnato qui, perché anche questa mi sembrava un'emergenza nel quartiere, c'è una cosa che si nota, ne parleremo, anzi chiederò a lui di dire qualcosa, ad Aldino, cioè la piccola area giochi, il campo giochi in questo lotto. Non so distinguere, non conosco i nomi del lotto, non so se c'è un numero che distingue i lotti. No, se io per esempio voglio dire a un altro, io abito... Tutte 25 aprile. Ah, tu dici io abito a 25 aprile. Tutte le case bianche, tutte 25 aprile. Però questo è tutto 25 aprile. Il problema dei nomi esiste. Se io voglio dire che abito qui e non qui, no, come dico? Basta fare il riferimento del lotto. C'è un numero del lotto. Via 25 aprile, lotto tot, ok, va bene. Poi, il campetto... Nella piantina che mi ha dato lui, che è la piantina colorata, la piantina che ci sono segnati vari campetti, poi li vediamo anche dalle fotografie. A me l'unico che sembrava un campetto, nel vero senso della parola, è quello che sta qui, nel senso che è in terra battuta, sì. E l'area del campetto è separata dall'area di circolazione delle automobili. Negli altri casi... Sì, è vero, nei piazzali ci stanno due porte, con un poco di rete tubolare, eccetera, però francamente l'aria non era fatti dai bambini. Distinguesse. Poi non so nell'uso, se nell'uso anche quelli sono trattati dai ragazzini del quartiere al pari di quest'area qui, che, ripeto, in terra battuta, che mi sembra più vicina a quella che uno intende sia un campetto. Che altro? La parrocchia. Come probabilmente in qualche modo la parrocchia e il centro sociale, probabilmente questa zona qui, fra la parrocchia, il centro sociale, la galleria commerciale o centro commerciale, in qualche modo si configura, correggetemi se sbaglio, e il fatto che nelle immediate vicinanze ci sia anche l'elementare e l'asilo, come una sorta di centro del rione. Altro, fin qui tutte le cose segnate in azzurro. Poi ci sono alcune cose segnate in rosso, che sono i problemi. Li elenco e poi dopo li vediamo nella fotografia. Le due strutture pubbliche occupate al margine del territorio, come dire, che amministrativamente fa parte dell'UMI, ma sta proprio di fronte, a margine, quindi non avrebbe senso, sarebbe burocratico dire, ma sta da un'altra parte, che sono la struttura mercatale, quella nemmeno occupata, diciamo abbandonata e zitto, mai entrata in funzione, e la scuola, non so come nasce, come asilo nido o sbaglio, scuola materna? No, quella è elementare, sì, scuola materna, ma è elementare. Scuola materna e elementare, occupata. Poi in rosso ho segnato anche questo territorio, l'ex discarica. Sto elencando perché su questo, giusto per citare, c'era... Don Francesco mi ha raccontato di discussioni avute, insomma,
fra le persone del quartiere sulla possibilità di fare leva sul riuso di questa area qui per ridisegnare il quartiere. In ultimo, con una stella, no aspetta, fra i problemi, sempre segnati in rosso, quelli visti a prima vista, ma sicuramente non ho visto tante altre cose probabilmente, questa zona dei rifiuti è come se questo territorio, lo vedremo dopo nelle fotografie, cioè al margine di questo piazzale, di fronte alla zampa, diciamo così, al semicerchio, una zona dove, sempre col principio del io butto una cosa, ma c'è una cosa buttata lì, la butto pure io, e cose del genere, si è formata nel tempo di nuovo, come se ci fosse una sorta di vocazione di quest'area ai margini di essere utilizzata come posto dove vengono portate a rifiuto le cose. In ultimo, sta fuori, perché veramente sta fuori anche come collegamenti, me lo dimenticate di dirlo, la scuola Ungaretti, ma non possiamo dire che sia un elemento interno al rione, ancora è un elemento esterno. La stella rossa è la localizzazione e l'intervento di edilizia. Ora, questo volevo chiedere, è questa l'edilizia dei 24 alloggi, se non sbaglio? 23 alloggi, sì, sì, dalla scheda. E questa l'edilizia che si diceva prima, questa non è sostitutiva, edilizia aggiuntiva. Sì, sì, edilizia aggiuntiva. Ma è pubblica o è pubblico-privata? Pubblica. Pubblica, quindi è un'edilizia a totale carico pubblico. Con fondi, diciamo, gli ACP. Quindi cioè, è rivolta a nuovi destinatari? Sì, 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 sì. E con che tipo di... giusto per... l'assegnazione? Abbiamo fatto un bando pubblico, diciamo, per l'assegnazione degli alloggi, che è già stato pubblicato, diciamo, la graduatoria temporanea nel mese di ottobre. Ora sono in corso, diciamo, le osservazioni o i ricorsi. A dicembre sarà definitiva e quindi, diciamo, il Comune di Taranto è fornito di una graduatoria dalla quale attingere poi i futuri assegnatari degli alloggi. Sono preassegnati rispetto alla realizzazione? No, ancora no, però poi in corso di, diciamo, di... No, perché altro che prima si diceva che, quindi non riguarda questo caso, di esempi di compartecipazione tra pubblico e privato per realizzare dell'edilizia mista pubblico-privato, non è questo caso. Anche in questo caso, però in altre aree saranno costruite. Allora, lo stesso esempio l'abbiamo fatto su Talzano. Su Talzano praticamente si è concluso il PIRP Talzano. Noi la Regione Puglia abbiamo partecipato al PIRP con il PIRP di Talzano, quindi piano di recupero delle periferie a Talzano e a Paolo VI. È stato fatto un bando ad evidenza pubblica dove il comune metteva a disposizione le aree comunali. I privati partecipavano, chi, diciamo, offriva il miglior vantaggio per il comune poteva costruire. In questo caso costruiva e ha costruito, perché l'intervento, diciamo, è ultimato, praticamente ha costruito edilizia privata. E nel costruire edilizia privata cedeva al comune alcuni alloggi, dove devo dire che in alcuni casi hanno costruito ad esempio 24 alloggi di edilizia privata e hanno ceduto al comune uno stabile, un immobile a parte con 12 appartamenti, che poi è stato occupato e in fase di sgombero. Si trova in via Quarini a Taranto, al Tramontone. Poi in un altro caso, sempre nello stesso PIRP di Talzano, facente parte di questo bando, hanno costruito altri due imprenditori, hanno costruito in questo caso degli immobili facendo l'inclusione sociale, cioè praticamente il costruttore in ogni immobile, 6 appartamenti rimanevano al privato e 2 appartamenti andavano al pubblico. E quindi questo si è verificato per 2 interventi. A Paolo VI il bando che fu fatto, quindi furono assegnati i suoli, praticamente fu fatto in un momento prima della crisi, quindi con un calcolo degli oneri di urbanizzazione, che poi nel momento in cui dovevamo assegnare i suoli, praticamente da parte dei privati, coloro i quali avevano vinto il bando, secondo, non era più, diciamo, attualizzato. Quindi abbiamo mandato avanti la parte pubblica, quindi i finanziamenti che avevamo avuto dalla Regione, e con quel 1.600.000 interverremo, diciamo, fisicamente nel ristrutturare i luoghi delle case bianche. E stiamo per emettere il bando pubblico per la costruzione di nuovi alloggi.
Questi nuovi alloggi saranno una parte privati, quindi costruiranno e avranno un beneficio, venderanno a mercato libero e alcune case le cederanno praticamente, così come è stato a Talsano, al Comune di Taranto. Questi però non sono gli unici interventi che stiamo portando avanti nel quartiere, ma ci sono altri interventi che vengono finanziati dalla Regione Puglia e vengono appaltati dallo IACP, Istituto Autonomo Case Popolari, e quindi anche in questo caso si tratta esclusivamente di edilizia pubblica, e le assegnazioni praticamente laddove diciamo non c'è occupazione abusiva, quindi con contestuale, sgomberi, viene fatta attraverso le graduatorie. La graduatoria del Comune di Taranto fu sequestrata nel 2004 per illeciti, e quindi c'è stato abbiamo dovuto rifare il bando, al quale hanno partecipato circa 1600 persone. Quindi ora la cosa molto importante è che abbiamo il censimento, il primo, il secondo, il terzo, quindi nel momento in cui ci saranno nuove assegnazioni si attingerà da questa graduatoria. Ok, poi sì. Mi risulta che a Polo VI ci sia anche un teatro Minion. Non so se qualcuno ne sa qualcosa in merito, che è un teatro, cioè era diciamo come doveva essere Paolo utilizzato. VI. No, sì, qui, il teatro Minion, però è abbandonato. Vabbè, tanti anni di incuria e di abbandono ovviamente hanno portato anche a... quindi praticamente non è utilizzato, quindi mi chiedevo se in questo recupero, no, delle periferie, questo piano di rigenerazione delle periferie, sia incluso anche una riqualificazione, una rigenerazione, un riutilizzo di spazi abbandonati che appunto poi vengono, magari vanno a finire in disuso e di conseguenza quello che comporta poi. Perché magari anche da un punto di vista, come anche ha detto lì, non solo urbanistico ma anche di riqualificazione sociale, è importante avere punti, innanzitutto perché è peccato, uno sperpero di denaro pubblico, avere posti in disuso, abbandonati, e poi perché appunto un discorso di riqualificazione sociale è importante avere anche luoghi di condivisione, no? Dove di collettività. Chiederei una risposta veloce per non rubare troppo tempo poi a Francesco su questo. Ovviamente ha toccato un tema fondamentale, l'utilizzo del patrimonio comunale. Il cinema Minion fu recuperato con fondi Urban, dovevamo soltanto collaudare la struttura con i vigili del fuoco, quindi mancava proprio qualcosa. Mancavano soltanto i collaudi, io lo seguì da consigliere comunale, anche perché fu una procedura abbastanza lunga, soltanto i collaudi dei vigili del fuoco, però poi anche in questo caso fu preda di atti vandalici, ricordo. Noi abbiamo fatto richiesta alla circoscrizione di Paolo VI affinché questo cinema fosse utilizzato per le associazioni. Già fatto. Purtroppo no, ci furono dei problemi nell'assegnazione della struttura, perché giustamente i cittadini del quartiere volevano gestirla loro attraverso associazioni, e quindi ci fu proprio un conflitto. Secondo me in quel caso ci fu proprio una mancanza di dialogo tra l'amministrazione comunale e i cittadini, perché lì si voleva fare un bando ad evidenza pubblica, quindi per assegnarlo ai soliti tra virgolette noti che lavorano nel mondo del teatro, mentre c'era una forte richiesta da parte dei cittadini che attraverso associazioni costituite del territorio volevano gestire. Però un altro esempio è il Parco del Mirto, che è stato recuperato, si trova al quartiere Paolo VI, è non so se l'ha visto, però anche in questo caso è stato oggetto di vandalismi, perché purtroppo quello che dovremmo, no, trasmettere all'esterno è l'amore dei luoghi comuni, mentre ogni volta che l'amministrazione comunale recupera fisicamente dei siti abbiamo difficoltà, vuoi nella gestione perché le amministrazioni comunali non riescono a gestire in house il proprio patrimonio, però nel momento in cui ci stanno le procedure ad evidenza pubblica per dare in assegnazione le strutture, tutte le strutture sono preda di vandali. Parco del Mirto, la struttura in legno è stata devastata. Per esempio, uno come me non sa neanche di cosa stiamo parlando. Non so dov'è questo teatro Minion. Riguarda zona Case Bianche? No. Sì o no? No? E allora andiamo oltre. Allora direi che stiamo andando oltre. Se siamo d'accordo. Sì. Sì, non si sente se non parliamo al microfono. Però non vorrei che ora sfruttiamo la presenza dell'assessore per andare oltre su altre cose. No, facciamo quell'errore che... Se riguarda... Scusate.
mozione d'ordine, se riguarda zone case bianche, ci aiuta la conversazione con il docente ospite di stasera, ok, va bene, se siamo d'accordo tutti, prego. Sì, ma per quanto riguarda il parco del Mirto che abbiamo detto, all'inizio ci stavano dei vigilantes, adesso non ci sono più, ecco perché ci stanno questi atti vandalici. È un parco che sta comunque in questo grande quartiere, ci si mette un'ora per girarlo tutto, noi concentriamoci su zona case bianche. Chiederei domande appropriate, se ce ne sono, ovviamente libertà di comunicazione, ma se stiamo in zona case bianche, se il docente è anche d'accordo su questo. Okay. Abbiamo delle difficoltà però? Risolviamo la mappa, empiricamente. C'è la mappa del tesoro. No, vabbè, riprendiamo con le fotografie, perché c'eravamo un problema, non so perché non ha caricato tutto quello che doveva caricare. Comunque. C'è la conferma, sì. Di quello che dicevi stamattina, che quando c'è un amministratore. Si polarizza su. Mannaccia, ci sono queste orribile faccia che. Devo partire. Perché non riusciamo mai a parlare. Ok, basta. No, è la conferma quello che si diceva stamattina, perché diventa una difficoltà. Abbiamo soltanto sostanzialmente tre quarti d'ora di tempo. Allora concentriamoci a costruire, non abbiamo scritto niente qua, quindi qualche minimo di osservazione sul rione delle case bianche. Avevo organizzato per tema le fotografie, però non so che è successo al file. Per cui non fa niente, le vediamo in ordine. Il primo tema che mi ero segnato, e questo sta nel primo gruppo di fotografie, quello che ho fatto girando in automobile con Don Francesco, quindi era un giro più largo, ma le avevo raggruppate, più o meno sono quelle che vedremo adesso, sotto il titolo distanze, cioè che la tipica osservazione che può fare uno che viene dall'esterno e che resta colpito dal fatto che fra un luogo e l'altro ci sono delle distanze enormi. Queste sono, correggetemi se sbaglio, sono le cosiddette case comunali, esatto, Piazzale Nenni? Sì. E tra l'altro, come poi si può notare, quando le distanze aumentano, quando le distanze si accorciano, i luoghi sono anche più curati. Quando le distanze aumentano, ma è un fatto pressoché fisico, cioè la capacità di tenere sotto controllo il luogo diminuisce, la possibilità viceversa che qualcuno utilizzi un determinato angolo in un certo modo aumenta. Vi dico che qui, tra l'altro, mi sembra una situazione, per quanto che problematica, migliore rispetto alla media di quartieri di questo genere, edilizia residenziale pubblica. Uno dei prima, venendo qui in treno, mi leggevo i risultati di un gruppo di lavoro su zone tipo queste che stanno a Scampia. Sono zone tipiche, cioè che sono risultato, diciamo, dell'urbanizzazione pubblica. No, tu devi fare una certa estensione in metri quadri di verde vicino ai fabbricati, vicino, perché sono gli standard, mo sto banalizzando molto il ragionamento, ma così è. Dato che l'edilizia, che per ragioni economiche anche, è preferita per l'edilizia pubblica generalmente, è quella, è la cosiddetta edilizia alta, disposta, poi non è molto, molta fantasia, i progettisti non ce l'hanno, o sta in cosiddetta in linea, o fai le torri, oppure c'hai questa trovata che è un po' tipo come il Cuor Viale a Roma, che è un edificio che pure fa una curva ed è lungo, non so, 2-3 km, insomma è un edificio molto lungo, non è un edificio, sono una serie di edifici messi uno a fianco all'altro che nell'immagine visiva sembra che sia un solo edificio, in realtà se uno poi lo guarda meglio ci sono delle separazioni e così via. Per cui poi, come dire, non c'è quell'equilibrio tra vuoti e pieni, uso un linguaggio d'architetto che è tipico della città, della città normale, tra virgolette, quella fatta dalla storia, dal mercato e così via, per cui si concentra tutto il pieno da una parte e tutto il vuoto dall'altra, con il risultato di avere questi enormi vuoti. A Scampia leggevo nel rapporto, ma ci devo credere che leggevo in treno prima di venire qua, uno dei problemi è che diversi di questi vuoti sono recintati e presi in possesso di fatto da chi ci deve tenere delle cose, chi ci deve svolgere una certa attività, inutile avere molta fantasia, le attività che si svolgono, Scampia è il punto di riferimento del traffico degli stupefacenti dal Basso Lazio fino al Salernitano e andare dentro fino al Beneventano, quindi proprio perché
perché è questo? Perché parlo per Scampia, non so se questo sia anche il caso di Paolo VI, ma in parte potrebbe esserlo. Perché? Perché è un quartiere dove ci sono ampi spazi che non sono che sono fuori controllo. Non si sa di chi sono, molto spesso tu non lo sai, ma è degli ACP quel lotto lì, no, è del comune. Vai al comune e dici, ma no, ma quando mai? Gli ACP non ce l'ha mai consegnato, non si trova la carta della consegna di questo, di questa cosa da quest'ente a quest'altro ente. Arriva uno e lo utilizza a modo suo. In più, questi quartieri normalmente in periferia sono ottimamente collegati con la rete della grande viabilità, per cui è come un centro commerciale. Parlo per Scampia, non mi permetto di parlare per Paolo VI. Tu direttamente dalla tangenziale passi per la circonvallazione, per la strada di collegamento, quattro corsie, velocemente puoi arrivare da Formia, in un'ora sei arrivato a Scampia. Vai lì, compri quelle che devi comprare, ti rimetti sulla grande viabilità e dopo un'altra oretta stai di nuovo a Formia. Cioè, come se l'organizzazione logistica, in qualche modo, il sistema dei collegamenti, di governo degli spazi, si presti a quest'uso. Domanda, è una prima provocazione, c'è qualche cosa del genere, di questo tipo, anche a Paolo VI Casebianca? Andiamo avanti. Devo girare qua. Questo non, anche qui, sempre nella serie delle distanze, cioè di questo rapporto fra voti e pieni, ma non è un luogo particolarmente significativo. Questa l'avevo messa nel gruppo delle distanze, cioè il fatto che fra un nucleo e l'altro ci sono distanze molto significative. Questa è un'altra foto come quella. E poi questo introduce un altro argomento, era nelle fotografie sulle attrezzature. Molto spesso, io ricordo che quando sempre lavoravamo in quel programma che fece una grande quantità di roba, case ma anche attrezzature nelle periferie, Napoletano, il buon architetto, disegnava le attrezzature in modo tale che fossero integrate al quartiere, eccetera, eccetera. In realtà, quando poi passi a darle in gestione al direttore didattico piuttosto che al funzionario del centro sociale, questo ti dice, guarda, io ho bisogno di essere protetto. E quindi mi devi fare un muretto di cemento armato che sia alto perlomeno tanto, eccetera, eccetera. Risultato, generalmente le attrezzature sono dei recinti dentro a questi rioni. Certo, anche qui c'è il buono e il negativo. Un recinto protegge uno spazio dentro che è buono per i giochi dei bambini, eccetera, eccetera, però, come dire, separa molto questo luogo dal quartiere. È un problema questo? Non lo è? E così via. Questa tendenza a chiudersi dentro un recinto diventa una tendenza diffusa. Anche qui dico, propongo un argomento, sempre nella lista delle cose che vengono così, giusto perché uno vede, che uno poi potrebbe segnarsene un'agenda di questioni, che può avere un giudizio positivo o un giudizio negativo, come molte cose, non è che si può dare un giudizio netto. Ho visto che c'è questa tendenza, mi è stato indicato, anzi di guardare, da Suor Luigina, che è un'ottima analista urbana, che c'è una tendenza nei condomini, mi corregga se sbaglio, che in maniera informale, diciamo così, di appropriarsi, interponendo una recinzione, non so se esattamente questo è il caso, ma diciamo che questo lo potrebbe simbolizzare, di un pezzo di verde che quando è stato realizzato non è stato realizzato come verde condominiale. Questa cosa, se non ho capito male, da alcuni primi interventi che gli ACP ha in qualche modo poi legittimato, eccetera, è stata in qualche modo, mi sembra, sancita. Anche qui, positivo e negativo? No, ci torniamo... si è bloccato la freccia, ecco. Un attimo solo. Positivo e negativo. Il positivo sta nel fatto che sicuramente il verde che sta al di là della recinzione è ben tenuto. Negativo che è un verde che chi cammina dalla strada lo guarda come se guardasse un quadro. E il verde che sta fuori, vabbè, altra cosa da segnarsi nelle cose in cui ragionare. Va bene o va male questo tipo di soluzione? Questo è il campetto che io indicavo come l'unico vero campetto, perché appunto, se non sbaglio, sì, è quello, la sede stradale è abbastanza nettamente separata
il campetto è un poco spelacchiato, ma comunque è di terra battuta quantomeno, cioè non cadi, il portiere non si deve tuffare sull'asfalto, se si tuffa sulla terra battuta quantomeno. Assomiglia di più a un campo di calcio normale. Qui arriviamo al punto del campo giochi. Là nell'immagine si vede malissimo, non rende giustizia della bellezza dell'area giochi. Vediamo se la prossima, no, questi sono i negozi. Che peccato. Vabbè, rimaniamo con quell'immagine forse simbolica di prima. Ci sarà un'altra immagine tra un poco, si vede un po' sfocato, io qui dal computer la vedo molto meglio. Le cose, Aldino mi corregga se sbaglio, che mi hanno colpito di questa cosa sono due. Una, il fatto che in qualche modo l'iniziativa sia nata da un gruppo di abitanti del quartiere, che il rapporto si sia costituito, un rapporto di tipo, come dire, fiduciario con l'amministrazione, come se uno alla piccola scala portasse il principio della finanza di progetto, come a dire, l'amministrazione non è in grado, oltre che a realizzare l'opera, comprare i giochi, eccetera, eccetera, di garantire che sia gestita, cioè lo ammette, non lo so fare, non è in grado, non ho il personale, quale che sia la ragione, non riesce a dare questa assicurazione. Ovviamente chi abita lì, gli abitanti, non hanno il capitale per realizzare questa cosa, da queste due, come dire, debolezze, oppure viceversa, ognuno ha un proprio punto di forza, nasce un rapporto su base fiduciaria. Dal racconto che mi facevi non c'è una carta scritta dove c'è un'assegnazione formale, è un rapporto di tipo fiduciario, nasce comunque un risultato. Ho sintetizzato bene? Ne farò altre osservazioni, andiamo avanti velocemente. Questa, vabbè, è la zona della cosiddetta galleria commerciale, questa è la parrocchia. Torniamo sul tema degli spazi, diciamo, delle grandi distanze che ci stanno fra una cosa e l'altra. In questo caso non è Viale Cannata, dove obiettivamente c'è una corrente di traffico molto significativa, per cui l'esistenza di una strada a quattro corsie si giustifica con i controviali, i marciapiedi, quindi una sezione stradale, fate voi il calcolo, che sarà una trentina di metri. In questo caso probabilmente forse si potrebbe ragionare su una riconfigurazione delle sedi stradali anche per curare meglio, trovare spazio per curare meglio altre cose. Questo di nuovo la scuola, questa è la scuola elementare, di nuovo la scuola elementare, ecco qua, questa si vede meglio, è il campo giochi. Altra cosa che mi incuriosiva, sempre del racconto di Aldino, perché qui dietro, tra un po' lo vedremo, c'è la sede del comitato, no, sai, un'immagine più avanti, è proprio lì. E il fatto, questo è di nuovo il campo giochi, i fabbricati che vi prospettano, poi dopo ragioneremo di questo. Vorrei che tu mi confermassi, che vediamo se ho capito bene quello che tu mi hai raccontato. Cioè il comitato, di cui tra un po' comparirà una fotografia, ma insomma è una posta dove sta scritto comitato di quartiere Venti del Sud, ok? E ci sono due piccoli locali. Sono due cose diverse. Solo al microfono. Aspettiamo, stare con le facce. Sì, io poi specifichi. La cosa che mi ha colpito è che quando mi hai indicato il locale che sta insomma quello che sta alla fine delle scale, mi hai detto che ti sei preso cura di scrivere una carta in cui che farla sottoscrivere a tutti gli abitanti del palazzo, perché quel locale è un locale che era originariamente destinato a deposito, cantinola per gli abitanti del palazzo, e far sottoscrivere a tutti gli abitanti del palazzo: noi consentiamo che questo locale sia utilizzato per questo scopo, ovviamente fin tanto che questo scopo viene effettivamente conseguito. Mi colpiva in qualche modo positivamente anche il fatto della preoccupazione di, in assenza di, come dire, di un provvedimento formale, cioè di avere comunque la preoccupazione di legittimare, primo, e secondo, di responsabilità. In questo modo, firmando la carta,
e finisco sulla Coppa e tu mi dici che cosa se ho visto giusto o meno, in qualche modo chi abita nel palazzo si è anche responsabilizzato verso il comitato. Dimmi. Sì, due cose diverse. Comitato e associazione, perché siamo un'associazione riconosciuta naturalmente. Niente, prima di aprire questo comitato naturalmente abbiamo preso una carta dove abbiamo scritto tutte le parole che hai detto e siamo andati dalle persone che abitano nella palazzina e abbiamo detto di firmare questa carta se loro volevano per fare questo comitato. Se nel caso il comitato non andasse come dovrebbe andare, loro erano padroni di riprendersi di nuovo. Sono passati 10 anni, quindi ancora non è venuto nessuno, quindi vuol dire qualche cosa buona la stiamo facendo. Lo dico quello, l'ho notata, me la sono segnata, per dire, come dire, questo meccanismo che si è inventato nel caso, cioè non c'è una delibera che prevede di fare così, non è un meccanismo, è un meccanismo che si è... è una procedura che lui ha inventato d'accordo con gli abitanti del palazzo. È un esempio utile. Si può pensare a questo tipo di responsabilizzazione dal basso con procedure simili anche in altri casi? Anche questo me lo segnerei in un'agenda di cose da discutere. Vado veloce su altre cose, sempre in questo un po' a fuoco di artificio. Prima avete visto, ora ne vedremo degli altri. Ho fotografato vari Padre Pio, Gesù Cristo e cioè così via. E li avevo messi insieme al comitato. Perché? Dici che c'entra mo il comitato, la aiuola con le statuette di Padre Pio, eccetera. Sarà, perché li avevo messi sotto lo stesso titolo, cura. E cioè ho l'impressione, confermatemi se sbaglio, voi nel caso appunto uno se lo segna o meno nell'agenda delle questioni, che anche ragioniamo in modo molto elementare, se c'è la statuetta di Padre Pio, fatta in gesso, fatta in pietra, quale che sia, con maggiore o minore, ci deve essere stata una persona che ha fatto una colletta dentro al palazzo, che quindi ha sufficienti legami per convincenti verso altre persone, eccetera, eccetera. Normalmente queste edicole votive o cappelline sono poste in luoghi che sono, diciamo, in luoghi verdi, insomma presso un'aiuola e via dicendo. È come se, l'impressione che ne ho, il Padre Pio serva a tutelare quell'aiuola, perché se colpendo insomma in qualche modo il timore di fare sacrilegio, io non tocco l'aiuola, perché se tocco l'aiuola è come se toccassi Padre Pio o Gesù Cristo, eccetera. Questa è la funzione che molto spesso hanno sempre avuto, anche anticamente, nei tessuti, si diceva prima con Angelo, le edicole votive, eccetera. Oltre al fatto che avevano in passato un'utilità pubblica, quando non c'era un sistema di illuminazione pubblica, le illumini a olio delle edicole votive illuminavano quel pezzetto di strada. Perciò me l'ero messi nello stesso cappello, nello stesso paragrafo, che in questo caso l'esperienza del campo giochi, il comitato di quartiere dove i ragazzini vanno a fare il dopo scuola e così via, è un esempio di cura del quartiere. Però in modo istintivo, spontaneo, come si vuole, anche le edicole votive sono in qualche modo un segnale della cura del quartiere, del fatto che ci sono delle persone che si preoccupano che non quel posto non venga disturbato. Eccone un'altra, per esempio, non è un caso che quando vedete una cosa del genere l'edicola sta in perfetta forma, mentre invece non accade quando non c'è. Ovviamente non è un miracolo del santo il fatto che siamo noi che facciamo i miracoli. Altro tema. Poi tornerò, c'è una coppia di fotografie sulle edicole per tornare sull'argomento. Altro tema è quello dei portici, me lo segnerei in un'ipotetica agenda. È un po' come la questione della creazione del verde condominiale per appropriazione. Anche qui è una forma di appropriazione. Possiamo anche dire laicamente che, perlomeno da un punto di vista progettuale, ma in nessun posto, perlomeno in Italia meridionale, ha funzionato questa cosa dei piloti. Cioè, dei portici, eccetera, perché viene da sé che uno se lo chiuda, eccetera.
Ma allora forse questa cosa, me lo segnerei come punto interrogativo, se questo accade è una cosa che dobbiamo in qualche modo pensare che è una trasformazione da introdurre stabile, la dobbiamo regolamentare in qualche modo o va solo repressa, oppure dobbiamo fare finta di niente che avviene come avviene. Insomma, me lo segnerei come argomento. Questo di nuovo il parco giochi. Sì, questo me l'hanno segnato. Questo è un caso, per esempio, di uno delle sta in fondo, è la corte che sta vicino la sede del comitato, eccetera, se non sbaglio, quella retrostante. Vicino al centro commerciale. Questo, per esempio, è un negozietto ottenuto dalla chiusura. Ora, anche qui certe cose uno può osservare con due tipi di sguardi. Uno, quello dell'assessore, pure poliziotto, che dice questa è una cosa illegale, non si fa. È un altro più disincantato, che uno è necessario, chi analizza deve essere più disincantato a dire, ma probabilmente questa chiusura dei portici per realizzare attività commerciali fa leva su una debolezza di questo tipo di edilizia. Il fatto di non avere i negozi a piano terra è una debolezza di questo tipo di edilizia. Ma lasciamo stare se i negozi sono veri o sono falsi. In alcuni casi sono negozi falsi, in altri casi negozi veri, e c'è anche questo, mi hanno fatto capire, però comunque è una debolezza. Allora io non posso rispondere a questa debolezza semplicemente in modo burocratico, dicendo non si fa, devo affrontare il problema, cercando di dargli una soluzione che sia meno selvaggia di questa. Questo è quello che voglio dire. Andiamo avanti, sempre questa cosa dei campetti, che secondo me non sono dei campetti, perché per le ragioni dette prima, questo in questo caso vabbè, è trionfante, cioè c'è una pedana sulla quale si erge, infatti quando è trionfante a questo punto non protegge una viola, ma è una piazzetta intera. Forse i monumenti sono nati così, noi guardiamo sempre i monumenti pensando che le piazze sono state fatte per fare i monumenti, cioè, ma molto spesso il monumento esiste per proteggere un luogo pubblico, gli dà senso e significato. Questa ancora quella storia dei portici, alcuni chiusi, alcuni aperti. Oh, questo invece cosa sullo sfondo vediamo, quelle cancellate rosse che credo siano recenti, stanno a delimitare questo processo di appropriazione, di creazione del verde condominiale per impossessamento. Da quest'altro lato invece vediamo del verde che è verde pubblico, viene da sé da restare colpiti, poi vedremo un po' meglio più da vicino questo verde condominiale improprio o proprio che sia, la differenza di qualità della cura del verde. Questo qui dove la cosa non è ancora avvenuta, questi sono i lavori, ecco per esempio, questi sono all'interno della cancellata, gli alberelli uno appresso all'altro ordinati, ci sarà qualcuno che se ne prenderà cura, mentre invece qui immediatamente a fianco siamo alle spalle delle case basse con le villette. Oh, altra questione, qui questa cosa che l'avevo indicata prima, questo è dove avevo segnato rifiuti, qua è sul bordo di questo piazzale, sempre appunto a dimostrare il teorema della macchina abbandonata col vetro rotto. Probabilmente la cosa sarà andata così, che un primo ha lasciato il suo carrettino di rifiuti. A questo punto il secondo, dove vado? Ho visto che hanno messo là, ci va il secondo, poi ci va il terzo. Problema, come si presidiano luoghi di questo tipo qua? Forse mettendoci una bella statuetta di Padre Pio, mo, facendo. E voglio dire, scherziamo, però non è che possiamo mettere statuette di Padre Pio dovunque. Però evidentemente, come dire, il luogo in senso laico, lo dico, va sacralizzato perché, come dire, è come che se ci vorressero dei segni, la dimostrazione di una cura, non è un fatto di disciplina burocratica, che dice guarda se tu sporchi questo posto fai peccato, in un certo senso, non basta affrontare la questione in modo... Poi c'è ovviamente l'altra linea che è quella di Aldino, che è quella dell'impossessamento collettivo. E allora quello certo garantisce può garantire il risultato. Però il problema va affrontato. Questa è la discarica in primo piano, questa è la struttura mercatale abbandonata.
Altro punto dell'agenda. Non è vero, lo dico per la poca esperienza che ho, lo dico da funzionario della pubblica amministrazione, che le periferie sono povere di luoghi per attrezzature. Non è vero, ce ne sono un'infinità. Non è questo il problema. Il problema è che sono povere di capacità, di risorse gestionali per tenere aperti e funzionanti questi luoghi. Allora, se siamo entrati in un'altra era, quella nella quale il pubblico non può più garantire tutto, dobbiamo necessariamente inventarci qualche cosa, il privato associativo, la formula del campo giochi di Aldino o qualche altra cosa per far vivere i luoghi pubblici. Altrimenti poi, voglio dire, saremo contenti noi urbanisti, perché negli standard io continuerò a conteggiare come superficie per attrezzature quella superficie, mentre in realtà non è così. Il giro si sta completando, questo è dentro quella semirotonda. Ecco qui ho messo due, all'interno di questi edifici delle case basse, ci sono ogni tanto, noi guardandolo un po' più da lontano, sono queste, noi sembra tutto continuo, mentre invece ogni tot c'è un passaggio, si spezza il fabbricato e c'è un passaggio. Allora, io ne ho fotografati due di seguito, uno dove c'è la statuetta, in questo caso penso che sia una Madonnina, mi sembra, non è Padre Pio, che non se ne può più, sempre solo Padre Pio, e tutto sommato, come si vede, il posto è abbastanza pulito e curato. Nella successiva non c'è niente e il posto non è più abbandonato, cioè anzi diventa il posto dove io vado a mettere il bidone per la spazzatura. Con ciò sto forse dicendo che dobbiamo mettere statuette della Madonna dovunque? No, sto sollevando un problema che nella... Questa ancora vista da lontano, la struttura mercatale. Questa è sempre, no, questa è la scuola occupata, sullo sfondo la struttura mercatale. E insieme nella fotografia volevo evidenziare questo problema delle distanze, degli spazi. Questi. Anche qui sul tema distanze. Va bene, questo sono io, meglio che cancelliamo subito perché... Ok, queste erano le osservazioni sulle... Sorry, ma appunto è una... prendiamolo come un brainstorming selvaggio, diciamo così, in cui ci siamo annotati delle questioni. Mo' io l'ultima mezz'oretta la vorrei che vedere se a qualcuno di voi è venuto in testa qualcosa. Io ho proceduto, come dire, in modo... più istintivo che altro. Allora. Sì, giusto una considerazione. Per esempio, la villetta che è nei pressi del comitato, dove c'è anche la sede, insomma, del laboratorio di Aldino, ha fatto scuola un po' per Taranto, perché tipo è un esempio che si è sviluppato nel 2003-2004. E ha avuto un eco abbastanza importante, quindi tipo anche se veniva da Paolo VI, voglio dire, era comunque visto e considerato, è stato considerato insomma un po' da tutti, quindi avvalorare il fatto che anche i quartieri insomma periferici comunque erano una loro attenzione. E il fatto per cui cioè, si pensi appunto che insomma c'è la considerazione di essere quartiere abbandonato, il quartiere secondo me vive proprio un'assenza da parte molte volte un'assenza da parte delle istituzioni soltanto per le cose virtuose, diciamo virtuose per aspetti diciamo premiali insomma di sostegno, la vede principalmente come insomma lo Stato come soltanto nella sua funzione repressiva, non lo vede nella presenza, insomma vede l'assenza, quindi tipo per esempio mi viene da pensare alla notazione che facevi tu che il quartiere più giovane perché è impossibile per un anziano vivere tipo in una zona dove per prendere il bus deve stare mezz'ora, tre quarti d'ora
alla fermata e venire giù in città. Quindi insomma c'è un problema dei servizi e quindi direttamente o indirettamente insomma si creano questi problemi. Però dall'altro, come dire, il quartiere per esempio è una zona abbastanza appunto di passaggio e c'è molta creatività da parte delle persone stesse, tipo c'è anche un progetto che però poi non andò a buon fine del studio di registrazione, quindi tipo questi esempi di interazione con le realtà meridionali sono utili perché in certo senso danno la possibilità di un progetto per della creazione di uno studio di registrazione. In che spazi? Nei pressi del comitato di quartiere. Nel comitato di quartiere, come anche uno studio, cioè c'era un gruppo anche di studio che voleva capire qualcosa di più sulle problematiche sia legate alla città e poi per esempio anche sul problema della tossicodipendenza, si creavano degli interessi, quindi insomma far prevalere i bisogni delle persone, quindi quando si farà in certo senso, si fa leva sull'ascolto e quindi in un certo senso far emergere quali sono i bisogni della... Il quartiere è molto fertile, come dire, cioè secondo me insomma, è una zona abbastanza importante perché poi non è che è rappresentativo della città, però è rappresentativo delle periferie, del modo di vivere nelle periferie, quindi è utile che questa attenzione rinnovata nel quartiere faccia magari rendere, come dire, caso studio il quartiere Polo Sesto perché insomma è tutto abbastanza collegato. Chi abita qui lamentava anche questo, diciamo, problema spaziale, spazi enormi ma difficilmente utilizzabili, non si vedono biciclette in giro ad esempio, no? Questo lo notavamo già alcuni mesi fa, perché è pericoloso, ritenevano alcune delle persone che parteciparono a questo focus group il 28 maggio scorso, è pericoloso, tarrotano per dirlo alla romana, in luoghi, le strade quelle principali del viale che portano ad esempio verso Ipercop, si va forse anche a 80 all'ora o anche più in alcuni tratti, quindi questo è un problema, spazi molto larghi, ma anche l'attraversamento da un punto all'altro, come oggi ho fatto io a piedi, per dire, se arriva una macchina molto veloce è pericoloso. E di sera la scarsa illuminazione, veniva sollevata anche questo problema, è un'altra cosa che ho sperimentato io stesso oggi volutamente, tre cani che a un certo punto cominciano a seguirti, e comincia a dire ok, un cane, due cani, tre cani, che faccio? Tutto tranquillo, a me è andata, stavano lontani, sono rimasti lontani. Ma erano le cose che puntualmente ci venivano sollevate 6 mesi fa circa, quindi molto spazio ma diventa quasi una discriminazione spaziale. E ad esempio i mezzi pubblici, mi collego, come diceva adesso Angelo Cannata, il pullman di città ci mette un'ora buona per fare tutto il giro, quindi se io voglio andare all'Ipercop, cioè fa Paolo VI, oltre i tempi di attesa che dice qualcuno adesso senza microfono, ma anche poi se devo andare da un punto all'altro del quartiere, ma questo è un limite perché è enorme, cioè il limite oggettivo è enorme il quartiere, quindi per servire un po' tutte le varie zone, ma se poi voglio andare all'Ipercop, che magari ci si arriva in 5 minuti, ma dovendo prendere un mezzo pubblico ci metto un'ora abbondante. E ciò permette anche la proliferazione un po' di quelle bottegucce a nero di cui parlavamo prima. Fine conto c'è chi mi vende poi il pane, le sigarette, la birra sotto casa in maniera un po' così, un po' free. Sì. Per quanto riguarda gli autobus, noi abbiamo fatto sempre richieste di avere delle navette nel quartiere. Di avere? Delle navette. Ah, navette di quartiere. Navette all'interno del quartiere. Non ci hanno mai ascoltate per questo fatto qua. Continueremo di nuovo a chiedere delle navette. Questo fin tanto che stava la circoscrizione, intendiamoci, non adesso. Sì, purtroppo non ci sta più la circoscrizione, quindi. Poi un'altra cosa ancora. Per quanto riguarda il parco gioco, che sono 10 anni che ce l'abbiamo là, 8 anni precisamente, nessuno ci scommetteva per... mentre noi che abitiamo qua, le persone che abitano vicino, sta tutto bene. Contemporaneamente, 8 anni fa, è stato fatto un altro parco gioco alle spalle della Pirandelli, della scuola Pirandelli che sta sopra, nella zona ex Idalsider. Ok, sta sopra. Ora, se voi andate a vedere quel parco gioco, vi viene da piangere, perché non ci sta nessuno che lo gestisce. Sì,
volevo far annotare che diciamo da circa un anno e mezzo non c'è più la circoscrizione che era diciamo un po' il primo punto d'ascolto per i cittadini, e quindi questo fatto è come se segna proprio una distanza fra le amministrazioni, quindi in questo caso il Comune di Taranto, e i cittadini. E poi volevo dire che ovviamente l'esempio diciamo del Comitato Tamburi si sta ripercuotendo in tanti posti della città, e quello che si denota in questo caso è amore per diciamo il proprio territorio. Purtroppo però da un isolato all'altro, cioè, si denota, no? Amore da un verso e abbandono dall'altro. Quindi per sopperire diciamo alle deficienze dell'amministrazione, che poi sono deficienze dell'amministrazione perché non riusciamo a dare proprio risposte in servizi, perché proprio non c'è bilancio, non c'è niente. Secondo me il cittadino si può sostituire tranquillamente amando il territorio che vive, tant'è vero che noi abbiamo un regolamento al verde che permette proprio di fare esempi come quelli che ha fatto il comitato. C'è il regolamento del verde che tra sponsorizzazioni, tra comitati, associazioni, addirittura possono fare anche attività commerciali. Poi un'altra cosa da notare, i pilotis, che si continua a costruire con i pilotis, però è un esempio. I pilotis sono praticamente i porticati. Si continua a progettare, specialmente le progettazioni dello IACP, con questi pilotis che sono fallimentari. E poi perché poi vengono chiusi e vengono trasformati in abitazioni, in circoli ricreativi, in tutto. In alcuni casi invece sono stati fatti al posto dei pilotis diciamo dei negozi commerciali, però purtroppo a causa dell'emergenza abitativa sono stati anche in questo caso trasformati in abitazioni. Ne abbiamo un esempio alla Salinella, dove si voleva fare integrazione, cioè mettere abitazioni e un centro direzionale, che addirittura non hanno neanche fisicamente la concezione di abitazioni, sono state anche in questo caso diciamo occupate da cittadini per fare abitazione. Vabbè, Napoli c'era gli scantinatisti addirittura, una categoria. Tu devi dire una cosa? No? Sicuro? La signora. Sentite, io chiedo, mi pongo un quesito. La Regione Puglia ha promulgato una normativa riguardante la cittadinanza attiva, no? Visto che c'è comunque un rappresentante istituzionale del Comune di Taranto, giovane, giovane rispetto ad anziani, è stato preservato dall'alto indice di natalità e quindi comunque di residenzialità di persone giovani, è tempo che cittadini attivi, no? Nell'ottica di quanto vuole, intende, almeno divulga fare la Regione Puglia, si diventa promotori di questa riappropriazione del territorio e valorizzazione. Quindi tutte queste carenze o propositività vanno obbligatoriamente richieste, proprio esigite proprio, no? Cioè io esigo, perché questo è il punto. Valorizzando quello che è stato fatto dalla popolazione intermedia a livello generazionale, tipo il signore, adesso lei, fra virgolette, dovrebbe obbligatoriamente farsi parte attiva nei confronti del sindaco, proprio valorizzando questa cittadinanza attiva che intende divulgare e attivare la Regione Puglia, e lei deve cercare di far partecipare i giovani, no, del quartiere, chiedendo loro cosa vogliono davvero, alla luce di quanto è stato fatto, proposto già da un esperto, e vedere cosa si può fare. Ma gli esperti siamo noi, cioè no, siete voi. Un attimo, esperto come trasferimento buone pratiche, un attimo, proposizione, non mi spiego. Lei poi chiaramente vede cosa si può fare in tempi minimi, no, brevi, cioè così si deve fare, se no non si riesce a fare nulla. Cioè, il giovane è una risorsa, qui ce ne sono tanti, no? E quindi a loro chiedere, come abbiamo fatto noi nell'altro corso là,
cosa volete, cosa è possibile o meno. E si vede, lei per quanto riguarda le infrastrutture e quindi per il resto, però lei si fa parte dirigente, fra virgolette, perché ha avuto questa occasione. Lei è stato propositivo e lungimirante, sensibile a capire quello, no? A venire qui ad ascoltare e a proporre. Però poi deve continuare il discorso, mi Vabbè. Spiego? Cioè, il problema, io lo dico come amministratore, è che non abbiamo più contezza di quello che c'è, delle richieste del cittadino, perché togliendo le circoscrizioni praticamente, cioè, io non conosco, ma non perché non conosco, perché non voglio conoscere le esigenze, perché purtroppo occasioni come quelle di questa sera sono veramente poche, pochissime. E il problema è che bisognerebbe fare dei laboratori di quartiere permanenti, punto interrogativo, appunto. Perché prima c'è a questo voglio arrivare. Cioè, perché arriviamo a un certo punto dove io vi posso dire che le idee che vengono fuori, ci sono anche gli strumenti amministrativi per portarle a termine, ne sono certo e sicuro. Il problema è che ormai non viene più intercettato proprio il bisogno, perché ad esempio noi l'unica partecipazione che facciamo molto diffusa è con i piani di zona per dare, no, per fare i vari progetti su dispersione scolastica, disabili, però poi c'è un gap che, finiti i piani di zona che sono regionali, non esiste più niente. Cioè, io molte richieste del cittadino non arrivono più, e quindi ovviamente non riusciamo neanche. Quando arrivino diamo sempre delle risposte, però ora non arrivano neanche più. Tante minime cose si possono fare. Abbiamo esempi, tipo con Lega Ambiente abbiamo recuperato un quartiere, voglio dire, mettendo in sinergia tante realtà. Comunque piccoli obiettivi si riescono a raggiungere. Posso? No, signor. Non per rivendicare il mio ruolo di professore, diciamo così. Però per dire che non mi sovrappongo a nessuno. Per dire, l'assessore non è un pizzaiolo, no? Che uno va al pizzaiolo e dice: io la pizza la voglio alla carrettiera, non so se la conoscete, sarebbe broccoli e salsiccia, oppure la voglio alla marinara, e quello ti fa la pizza. Non è questo il rapporto giusto, diciamo così, per cui uno vede l'assessore e dice: ma dovresti fare questo, dovresti fare quello, dovresti fare quell'altro. È necessario quello che poi lo stesso assessore rivendicava che ci fosse, visto che ci siano dei gruppi di cittadini che nel proprio quartiere, lui lo chiama laboratorio di quartiere, lo possiamo chiamare Giuseppe, come si chiama, non ha importanza. Sì, come ha fatto Aldino, vuol dire, affrontano da sé, non è che lo chiedono all'assessore il problema, lo esaminano, si fanno le carte, lo annotano, eccetera, eccetera, pensano una soluzione. Fatto questo, poi si incontrano con l'assessore, dico: io ho pensato di fare così, me lo fai fare o non me lo fai fare, oppure, voglio dire, va sì, bene, va male, ma non è detto che debba per forza l'assessore debba per forza dire di sì, può anche dire sì ma a queste condizioni, no perché è proprio una sciocchezza, oppure tutte le possibilità intermedie che ci stanno tra le due cose. Ma noi non possiamo ogni volta che vediamo un amministratore comportarci con lui come se fosse come ci comportiamo col pizzaiolo, cioè gli poniamo subito la domanda: hai fatto questo, hai fatto quello, questo è, se mi posso permettere, se no facciamo... facciamo secondo me un errore che non aiuta noi nel nostro lavoro né lui nel suo lavoro. Un altro esempio, scusate, io poi magari me ne vado, perché un altro esempio è quartiere Salinella, c'è un piccolo santuario fatto da dei cittadini che è rimasto tale, anche bello, devo dire, molto carino. C'è stata una denuncia da parte di un cittadino privato, dice: ah, l'amministrazione comunale permette, diciamo, questi abusi edilizi. Invece in quel caso, come in questi casi, diciamo, no, si riappropria di quel posto perché era un posto dove si andavano a drogare, avveniva di tutto. Da quando c'è questo recintato, devo dire mantenuto bene, addirittura il parroco una volta al mese recita la messa, in questo caso dove hanno scritto a me come competenza, no, edilizia per la demolizione, io mi sono attivato per far fare una raccolta di firme, addirittura sto facendo fare una petizione, sto coinvolgendo il parroco per dire che quel luogo, sto facendo fare il progettino, no? In modo da sanare il problema, che molte volte queste realtà, io ad esempio quella di Aldino
ahimè non la conoscevo, anche perché ho fatto il consigliere circoscrizionale dall'altra parte, però sono realtà che devono emergere e possono diventare da esempi per tutti gli altri. C'è un... la ragazza? Visita, voglio dire una cosa di Aldino, che Aldino ha un laboratorio molto bello che crea delle cose molto carine partendo proprio da un progetto di riciclaggio. Lui col materiale di risulta organizza e fa delle cose veramente meravigliose. Sarebbe proprio da visitare questo laboratorio, perché noi che siamo andati durante la passeggiata ci siamo resi conto di questa realtà molto bella, nata sotto le case bianche, che valorizza anche una parte molto bella che dovremmo portare avanti, che è quella anche del riciclaggio. Cosa si può fare riciclando anche la plastica? Perché tu lavori molto con la plastica. Soprattutto con la plastica. E quindi mi sembrava giusto ricordarlo, perché è una cosa molto bella. Buonasera a tutti, io non sono di Taranto ma vengo da Mottola, volevo un attimo presentarmi per capire un po' il ruolo per cui sto intervenendo. E sono un architetto pianificatore, da un paio d'anni mi occupo di partecipazione attiva. Volevo sottoporre alla vostra attenzione un progetto che stiamo divulgando soprattutto qua in Puglia, e lo stiamo facendo attraverso un'associazione che si chiama Comunitazione ed è in provincia di Brindisi, ovvero di Ceglie Messapica. Ovvero abbiamo, attraverso i nostri studi e le nostre ricerche, abbiamo individuato un metodo che si chiama Oasis, e vi invito tutti quanti a prendere nota e andare subito su YouTube. Si chiama The Oasis Game, è praticamente un gioco che viene fatto con la comunità di un luogo e dura una settimana più o meno all'incirca. Ovvero, il nostro obiettivo qual è? È quello innanzitutto di raccogliere tutte le idee che ci sono all'interno di un luogo. E io qui vedo stasera che c'è un, dai vostri interventi, vedo che c'è un territorio abbastanza fertile, ovvero c'è una volontà da parte dei cittadini di curare un determinato luogo, e l'abbiamo visto anche da, come diceva il professore, da una serie di statue all'interno di piccoli spazi pubblici, no? Quante sono? Tantissime. Se tutte quelle piccole, tutti quei piccoli interventi si mettessero insieme e quindi unissero le varie forze, saremmo allora in grado di recuperare grandi spazi e non più piccoli spazi. Quindi vi dicevo, il nostro progetto praticamente che cosa fa? Scende per strada, chiede ai cittadini cosa vogliono, ovvero tiriamo fuori i sogni dei cittadini, raccogliamo idee, raccogliamo talenti soprattutto, perché come diceva ora, scusami non so il tuo nome, Ivana, Maria Franca, diceva che c'è ad esempio uno che si occupa di riciclaggio, no? E riesce a realizzare delle opere, perché magari quella persona è un talento, ma è un talento che rimane nascosto, è un talento che non viene portato avanti. Dopodiché cosa facciamo? Attraverso le idee di tutti quanti creiamo un'idea unica, comune, e attraverso questa idea realizziamo un plastico. Gli ultimi due giorni di intervento, quindi in sei giorni riusciamo a trasformare un luogo, gli ultimi giorni di intervento vengono dedicati proprio sul posto con tutte le risorse che ci sono nel territorio, quindi attraverso i bambini, attraverso gli anziani, attraverso i giovani, e così soprattutto cosa creiamo? Quello che diceva l'assessore prima, quello che manca è la cura di un luogo. Perché la cura? Perché durante le fasi di realizzazione purtroppo fanno parte di un vecchio processo di urbanizzazione, i cittadini non vengono coinvolti e non si sentono parte di quel luogo. Siamo quasi alla fine. Allora, noi non siamo riusciti. Sì. Io vado anche okay. Perché poi vi rubo spazio. Vi ringrazio. Ciao. A tutti, ci vediamo presto. Allora, in modo necessariamente molto secco. Mi dispiace, non siamo riusciti ad avere, vabbè, non tutto si riesce a fare secondo i programmi. Io volevo finire con quel bordo bianco della carta
ha notato in modo, perché noi dobbiamo fare una cosa alla volta, non dobbiamo, come dire, come la persona, perdonatemi se dico proprio esattamente quello che penso in modo molto schietto, non dobbiamo fare come quella persona che si trova davanti tante cose e le vuole fare tutte quante assieme. Allora, uno fa un lavoro alla volta. Il lavoro in questo caso era quello di, approfittando, diciamo così, di una messa su carta di alcuni primi elementi, annotarci una prima, uno poi c'ha un risultato, se lo conserva, cioè un'agenda dei problemi di questo quartiere. Dopodiché, perlomeno dice, questa giornata è stata utile, ho fatto questo prodotto, questo pezzo di carta, me lo conservo, me lo arrotolo, se domani, dopodomani, la settimana prossima, il mese prossimo, qualcuno vorrà costituire un laboratorio di quartiere in questo quartiere, parta, diciamo, c'è quella carta che facemmo il 12 novembre 2013. Prima cosa da non fare, allora perlomeno resti questo insegnamento, che l'ho detto stamattina, ve lo suggerisco, insomma, veramente col cuore in mano, non è che quando si vede l'assessore improvvisamente era cambiato tutto, perché non era più una discussione fra di noi, perché è difficile farla, perché bisogna rompere il ghiaccio. Stamattina abbiamo cominciato con ragionare le questioni generali di Taranto, non ci eravamo sciolti perché non mi conoscete, non ci conosciamo tutti quanti bene, quindi c'è bisogno di un rodaggio perché uno si scioglie, eccetera, eccetera. Poi mano a mano cominciano ad uscire le questioni, uno dice una cosa, un altro le dice un altro, eccetera. Abbiamo cominciato a discutere, arriva l'assessore e ho visto io, cioè io, a questo punto tutto si polarizza. Prima c'erano dei fili che passavano da lì a lì, da lì a lì, da lì a lì, cioè che univano le persone, perché voi restate se siete affezionati a questo posto. L'assessore passa, si deve occupare di 10 quartieri, il laboratorio di quartiere, Aldino vive qua, cioè lo deve fare chi abita qua, tua Luigina vive qua, lo deve fare chi abita qua. Quando sei maturo, sei pronto, parli con l'assessore, ma se non sei maturo non sei pronto, è tempo perso. È ingenuo, se posso, l'ho detto con molto calore per dire, è stato commesso un errore. Come altra cosa, ovviamente poi è così anche, cioè non bisogna, è molto difficile concentrarsi su un oggetto e dire, vabbè, di questo ne parliamo dopo, ma perché dobbiamo ottenere un risultato, se no non ottieni un risultato. Questo è il punto, non abbiamo riempito quella colonna di osservazioni, perché si fa per gradi, non c'è niente da fare. L'unica verità è il lavoro, non c'è altra verità che quella che ti dà il fatto che tu, come l'artigiano che si mette là, come dire, scolpisce il legno, ogni giorno una tacca uscirà bene, uscirà male, soltanto se io ogni giorno continuo a fare quel lavoro saprò se poi alla fine il risultato giusto ce l'ho o meno. E allora voglio dire, è anche quello di organizzare, come dire, formare un gruppo di persone che all'interno di un quartiere, in qualche modo in assenza di riferimenti istituzionali, l'assessore mo è passato, ma quando è che lo vedrete la prossima volta? Fra un anno, due anni, a che è servito polarizzare la discussione su di lui? Non è servito a niente, è un errore, insomma. Che è servito parlare in generale di, cioè non ha senso, sarebbe stato molto più utile scavare, ma vorrei precisare alcune cose, il senso delle osservazioni fatte. Io quando parlo, quando segniamo queste cose sulle edicole votive, Padre Pio e cose di questo genere, non è che lo sto dicendo indicando come un modello, secondo me si deve fare così, nella maniera più assoluta. Tra l'altro non è il tipo di religiosità di Padre Pio che io condivido, tra l'altro, voglio dire, sono altri tipi di religiosità che condivido. L'idea, appunto, del santo come un pizzaiolo, curami, sto male, eccetera, è un'idea che non condivido molto. Allora, perché l'ho indicato? Per dire che quando uno osserva i problemi deve essere freddo, cioè non deve dire mi piace o non mi piace, non è che deve dire questo, deve osservare i problemi per capire questo segno, questa cosa che una persona ha fatto, fare la strada di Padre Pio piuttosto che un'altra cosa, segnalano un problema. Allora io devo assumere il problema e vedere nel campionario delle soluzioni, quella di Aldino, che è più faticosa sicuramente, ha dovuto convincere tutte le persone del palazzo, andare 50 volte a parlare avanti e indietro, eccetera, cioè poi trovare una soluzione che garantisce che quell'area giochi resiste, che è un tipo di soluzione.
Poi quell'altra soluzione che è metterci la statua che in qualche modo incute rispetto, per cui nessuno tocca il luogo. Poi ce ne saranno quello che si chiude, mette, avanza la recinzione per proteggere un verde. Di ognuna di queste vedere con freddezza, diciamo così, senza innamorarsi subito, ma allora facciamo così, vedere gli aspetti positivi, gli aspetti negativi, eccetera. Se devo dire una mia opinione personale, è che il problema principale in un quartiere di questo tipo, parlo perlomeno per la sua base dell'esperienza napoletana, poi posso sbagliarmi perché insomma non voglio fare il sapodello in casa d'altri, che il problema principale di riunioni di questo genere non è fisico, perché poi i livelli di degrado possono essere maggiori o minori, le realtà fisiche cambiano se c'è lavoro, la buona volontà, eccetera. È un problema di tipo istituzionale e sociale, e cioè che le persone sono spossessate dal luogo stesso che abitano. È un caso di scuola, come dire, che quando cominciarono a sorgere i quartieri di edilizia residenziale pubblica nell'Inghilterra laburista subito dopo la guerra, e che gli operai venivano spostati dai vecchi quartieri dove abitavano alla periferia di Londra, eccetera, erano quartieri vecchi dove stavano in quattro per stanza e così via, però loro rifiutavano nuovi quartieri periferici, anche se le case erano fatte quattro volte tanto, perché, è detto in termini molto semplici, come viene raccontato in uno di questi studi, diceva un operaio americano, in questo caso era Boston, perché io quando stavo nello slum, no, scendevo per strada, avevo bisogno di un dollaro, trovavo subito qualcuno che mi dava un dollaro, perché c'era una comunità, c'erano rapporti comunitari tra le persone. Certo, qui mi avete dato una casa più grande di quella che abitavo prima, le strade sono più larghe, c'è il verde, tutto il verde che volete, ma che me ne faccio di un verde quando io, se ho bisogno di un dollaro o di uno che mi dà una mano, scendo per strada e non trovo nessuno? Questo è il punto. Allora, questo non ci sarà nessun architetto, nessun urbanista intelligente che te lo procura questo. Come si fa a fare comunità in luoghi che in radice, come dire, negano l'esistenza della comunità? Perché il padrone di casa è uno che sta... Dove sta il padrone di casa di qua? Chi è il padrone di casa? Chi è quello al quale dico, guarda, mi piove dentro, l'ascensore si è rotto e non arriva al quinto piano? Con chi ho a che fare? Con chi mi appiccico? Questo è il problema radicale. Allora, perciò, fra le cose che ho osservato, mi sembrava bellissima la cosa di Aldino. Ma non tanto il fatto del parco giochi, che è un parco giochi come tanti, non è prima questa pittata di cielo. È questa preoccupazione di responsabilizzare tutti quelli che hanno il palazzo. Voi pigliate un impegno, anche consentite, che è il fatto che che la sera quando si chiude il parco giochi c'è una persona che sa che si deve prendere la chiave e conservare la chiave. Cosa sono questi se non rapporti, come dire, di reciproca fiducia e di reciproca responsabilizzazione di una persona verso l'altra? Questo non ci sarà mai nessun architetto che insegni a costruirlo. Non vi fidate di nessuno che vi viene a dire che è capace di insegnarvi a fare questo. È la comunità che impara a farlo. Poi ci possono essere i tecnici che ti aiutano, ti fanno, eccetera, eccetera, ma o lo imparano le persone da sé, attraverso la pratica, l'esempio e così via, oppure non c'è nessuna tecnica che ti dice come si costruisce, come si creano rapporti fiduciari reciproci tra le persone. Tutto il resto sono cose, le cose fisiche sono importanti e così via, ma bisogna avere l'occhio a questo, perché le cose fisiche, voglio dire, sono relativamente più semplici da cambiare. Mentre invece sono i rapporti tra le persone che sono molto più complicati, sono dei muri nella testa delle persone molto, che sono fatti di diffidenza, di altre cose di questo genere. Allora, il lievito vero è per questa ragione, la questione non è, è necessario che lieviti la capacità di fare lavoro di quartiere, ma lieviti in autonomia, senza dipendere né dall'assessore, che subito uno ci precipita addosso da tirarci fuori un impegno a fare questo, a fare quello, né da nessun bravo professionista. Cioè non è una, ovviamente che poi di volta in volta uno può avere bisogno di una,
di un aiuto, di una cosa, eccetera, ma è una, come dire, è una, insomma, non so se sono riuscito a... L'una cosa avevo promesso di dire, che era una cosa che pensavo a proposito di questioni di prima, quando una comunità è in crisi entra in gioco la questione dell'identità, però si pone la questione dell'identità in un modo, secondo me, sbagliato. Cioè, come se la nostra identità venisse da quella che noi teniamo alle spalle, come se ci fosse un'origine, è scritto da qualche parte in un destino, che noi siamo così, siamo dormiglioni, come si diceva prima dei Tarantini e via dicendo. Non è così. L'identità più forti sono quelle che sono l'immagine che noi riusciamo a proiettare di noi stessi o dei nostri figli nel futuro. È quello che ti dà l'identità. Non me la sono inventata questa frase, mi sembrava una cosa intelligente detta da un antropologo, così, Marco Aime, eccetera. Ma non volevo fare la citazione corta. Ma l'identità forte è quella che guarda in avanti. Non è quello come erano i miei progenitori, ma quello che io riesco a immaginare saranno i miei pronipoti. Quella è l'identità. È un misto di, come dire, fiducia nel futuro, speranza, capacità di costruzione. Quando, come dire, all'inizio della modernità si fa la dichiarazione fondamentale dei diritti dell'uomo, certo, in maniera retorica ci può anche stare quello che dice all'inizio, in un'epoca dell'oro, gli uomini erano tutti liberi, ma è solo un richiamo retorico, in realtà sta costruendo un'immagine per il futuro. Eppure questo ha fatto l'identità della modernità, della democrazia, delle città come luogo della democrazia. E allora è sbagliato quando una comunità incontra un momento di difficoltà guardarsi indietro per cercare una identità. Ti devi guardare in avanti per trovare una identità sufficientemente forte e convincente per tutti quanti. Vi ringrazio. Alla prossima. Allora, ringrazio Francesco Ceci per aver dato degli spunti di riflessione, perché l'obiettivo di questo corso ovviamente non è cambiare le cose, ma aiutarci ad avere dei punti di riflessione per poi ricominciare da quel punto. Questo corso ci sta dando anche la possibilità di scoprire anche altri aspetti del quartiere. Voglio ancora ricordare, Francesco, questa, sia le fotografie che tu hai fatto vedere, perché ci hanno fatto vedere delle cose importanti, ma non solo, anche le passeggiate che abbiamo fatto nel quartiere insieme a Suor Luigina, insieme proprio alle persone che lo vivono, ci hanno fatto vedere una realtà che non è solo quella delle case bianche, ma c'è altro. E c'è il giardino per i bambini, c'è il laboratorio, quindi c'è un grande movimento, e quindi credo che si potrebbe proprio costruire un laboratorio fatto proprio dalle persone che vogliono continuare a cambiare, a valorizzare quello che c'è in questo quartiere. Quindi io credo che questo corso serva a questo. Sicuramente la presenza dell'assessore, lui voleva esserci stasera, ma perché voleva vedere, voleva anche incontrare le persone, no? Ed essere partecipe anche di questo percorso di formazione. Io ringrazio nuovamente Francesco Ceci, vi voglio rinnovare l'appuntamento per domani mattina alle 9, ci sarà Yolanda Romano che continuerà il percorso di Francesco Ceci. Yolanda Romano è architetto ed è responsabile di una rivista nazionale, Avventura Urbana. Quindi continueremo in questo percorso di formazione. Vi aspetto domani mattina, ci sarà anche Francesco Ceci che ci farà compagnia ancora per questo percorso. Grazie mille. Sì.